Marco Lodola mi ha chiesto di accompagnarlo e di presentare la sua mostra a Siena, Dame, Cavalieri e Nobili Destrieri, sia all'interno del complesso museale Santa Maria della Scala di fronte al Duomo, che in Piazza del Campo, dove ha fatto installare un enorme Pegaso, un cavallo alato, luminoso, una stella di Natale e altre opere. Io sono arrivato prima, sono andato alla conferenza stampa e lì ho conosciuto personaggi incredibili a partire dal sindaco Luigi De Mossi, assessore alla cultura Pasquale Corella. In quel momento noi non sapevamo ancora che Lodola ci avrebbe dato buca e non sarebbe arrivato. Però sono rimasto molto incuriosito dall'impegno che Luigi De Mossi, il sindaco, mette per la cultura. E quindi ho deciso, finita la conferenza stampa, di intervistarlo. Siena, questa è Siena. Lui è Luigi De Mossi. Sindaco, anzi ex sindaco, perché ieri hai annunciato che non ti ricandidi più. No, sono in carica fino a maggio. Quindi questa conversazione che facciamo non ha nessuno scopo politico. No, certamente. Ma... Io sono rimasto affascinato da quello che hai detto dentro a Santa Maria della Scala nella presentazione di Lodola. Hai detto che tu hai fatto tante cose per l'arte, ti ho sentito parlare, parli molto bene di arte. Raccontami quello che hai fatto, Ma facciamo guarda, entrare anche tu. principalmente devo dire che l'iniziativa di questa amministrazione è stata quella di creare un dialogo fra questi spazi straordinari, belli e anche un po' severi, se vogliamo, per certi versi, e le installazioni, le statue. Questa è stata un'iniziativa fin dall'inizio di questa amministrazione e proseguita anche con l'attuale assessore alla cultura. Perché io È credo lui, tutto elegante, vedi? che Pasquale Guarda, Corella... cioè, non sembrate due politici. E meno male, meno male. L'ho cresciuto io, ecco, e quindi devo dire che questa iniziativa, qui c'è Sciscia per esempio, ora ovviamente Lodola avrà un suo grande richiamo per questa città ed è stato scelto anche in una prospettiva delle feste natalizie perché è un grande artista, però è anche un artista che ha un sentimento molto propositivo e anche molto effervescente, no? Se vogliamo. Non soltanto al neon, non è solo una vicenda di neon, è proprio una vicenda quasi palpabile, di buon umore, di capacità di Luigi, mi esporre. fai vedere le cose che hai fatto? Perché tu hai detto io qui dentro ho rivalutato, non so cosa tu mi hai detto. Perché tenerti dietro è praticamente impossibile, guarda. Allora, per esempio, nella nostra amministrazione abbiamo fatto la permanente, che qui in fondo, che mancava da tanto tempo, di una delle collezioni più importanti delle famiglie Senesi, che è questa sale, che sono qui in fondo a questo ingresso. Stiamo anche ristrutturando sia la porticella che la strada interna dell'ospedale, dell'antico ospedale. La strada interna serviva per portare gli alimenti ai malati. Sì, Perché... perché questo una volta era un antico ospedale, il periodo della Esattamente, peste, soprattutto. esattamente. E deve tornare ad essere polifunzionale, multifunzionale. È un museo, ma non può essere solo un museo, deve essere una factory, deve essere un opificio. Questo è il senso di un utilizzo di uno spazio così plastico e così diversificato per quanto riguarda l'utilizzo e la crescita della cultura. Questa è una delle opere che noi abbiamo fatto. Come si può vedere, è una permanente legata appunto alla collezione Piccolo Uomini Spannocchi. Il progetto è di Andrea Milani insieme ai miei tecnici. Va bene, e ora alcune sono in prestito, ma come puoi vedere Lorenzo È meraviglioso, sono meravigliose queste E opere. come si può capire anche guardando questi spazi, la difficoltà e anche la grande sfida per poter gestire da un punto di vista museale spazi che erano concepiti come un ospedale vero e proprio. Certo. Guarda anche soltanto la necessità di costruire su queste dimensioni uno sviluppo museale, uno sviluppo da mostra come quello attuale. Questa è una delle cose Tu che hai abbiamo perfettamente fatto. ragione anche perché in una posizione come questa, cioè di fronte al Duomo, in una città come Siena, cioè
Questa mostra potrebbe competere col MoMA, con queste grandi, questo museo. Mi prendevano in giro i primi tempi quando dicevo che il Santa Maria della Scala dovrà stare a quel livello. Oggi io credo che stiamo facendo dei piccoli passi per arrivare esattamente a quello. L'antico ospedale Santa Maria della Scala deve necessariamente dialogare con il Metropolitan, con la National Gallery, con il Louvre. Questi sono i livelli. Il sindaco non l'ha detto, mi permetto di dirlo io, ma questa amministrazione, da lui fortemente voluto, ha creato la Fondazione Santa Maria della Scala. Sì, anche questo. Questo è un argomento di cui si parla da 30 anni a Siena e soltanto grazie al sindaco Luigi Mossi siamo riusciti. Sì, ma perché, scusa, tu te la faccio alla fine, domanda, andiamo avanti. Andiamo avanti. La Fondazione di Partecipazione, quindi questo ci consente di poter dialogare, come diceva il sindaco, anche per portare nuovi fondi al museo. Guarda le criticità, le diversità, le strutture, dall'archeologico fino al tetto del questo centro. Questo c'era una volta? Questo c'era tutto, ma questa è la sacrestia della chiesa che è qui dietro, della Santissima Annunziata, per esempio. Quindi è veramente uno spazio che si deve prestare al dialogo. I musei che hai detto mica hanno questa roba, cioè guarda che roba. Non ce l'hanno, ecco. E poi ti faccio vedere, questi ovviamente sono spazi che non c'erano, ovviamente, ma tieni conto che non si ha la percezione delle dimensioni di cui stiamo parlando. Ecco, questa è un'altra. Guarda, qui c'è ovviamente una chiesa, ma guarda che dimensioni ha la Santissima. Pazzesco. Perché il rapporto fra l'ospedale e la cultura cattolica era fortissimo da questo punto di vista. E quindi diciamo che il rapporto fra l'ospedale e il Duomo, tant'è vero si chiama Santa Maria della Scala perché sta davanti alla scala del Duomo, questo ospedale, è un elemento assolutamente significativo. Gira a sinistra, qui, guarda. Questa è la mostra di Lodola, di cui abbiamo fatto la presentazione stamani. E vediamo che è una mostra intanto di grandissima qualità e ritengo che siamo forse siamo anche oltre il pop in questo momento. Lui oggi è l'artista più importante al mondo, italiano, perché ha fatto... Direi che, e devo dire che queste opere, che sono estremamente performanti, per così dire, all'interno di sale come queste, ma trovano un'esplicazione assolutamente adeguata nel momento in cui un'installazione viene posta in spazi esterni, particolarmente in spazi che sono in qualche modo molto diversi rispetto alle opere dell'altro. Ma dopo vedremo Piazza del Campo, eccetera, quindi ecco, questo qui ci sono delle icone, qui c'è Marilyn, vedo, c'è Superman. Vedete quanto e poi David Bowie. David Bowie quanto mutua dalla tradizione di Andy Warhol, per esempio, no? Ovviamente rivisitata da grande artista, non è che questa è una copiatura. Cioè, sai che è la prima volta che io parlo con un politico che mi sa parlare di arte, a parte Sgarbi. Lo so, che ci posso fare? Tant'è vero che hai smesso di fare il politico, andiamo via. Infatti... Ecco, questa è la mia zia, come puoi vedere. No, sto scherzando, ovviamente. La cosa importante da aggiungere rispetto a quello che diceva il signor sindaco è che sono tutte opere luminose e quindi in un momento critico come questo può dire ma non vi siete peritati di stare attenti alle spese? E invece no, sono tutte a bassissimo consumo. Ah, sono tutte illuminazioni a bassissimo consumo. Ecco, quindi noi siamo su questa iniziativa e per esempio, perché questa è anche un cantiere, oltre a essere, perché questo è di difficile concezione, ma per esempio basta affacciarsi a questa finestra per capire, ora questi signori stanno lavorando, ecco questa è la porticella. Cos'è la porticella? Il giorno del mio compleanno, fatta apposta, è chiaro, lo sapevo. Vivian Maier. E qui verrà fatta una mostra di una fotografa molto importante che è Vivian Maier. E come poi laggiù c'è tutta la strada. Laggiù c'è la strada. Ah.
Basta vedere anche... E anche basta vedere la parte alta, che era che era in condizioni abbastanza pessime, e quindi abbiamo risolto. C'era la copertura. C'era la copertura? Non c'era, no. Quindi, come si può vedere, è una struttura tutta in divenire. E questo è uno spettacolo. Sì, questa come si può facilmente capire, anche guardando questa espansione fotografica che c'è lì, questa era una sala di ricovero dei malati, no? Come si può vedere. Certo. E oggi era affrescata così? Cioè, allora. Sì, era affrescata così, perché Siena ha sempre avuto questa caratteristica, il rapporto fra la cultura, fra l'arte e anche le attività più dirette, tipo appunto quella sanitaria ospedaliera. Cosa c'è? Questo si chiama il maritare delle fanciulle, no? È la descrizione di come operavano per gli orfani e per le trovatelle. Perché le trovatelle avevano più fortuna? Avevano più fortuna, perché come si vede, qui descrive quello che facevano. E come vedi, venivano allattate, per esempio. Gli veniva insegnato anche, c'è il maestro che gli insegna, va bene? E questi stanno scrivendo, e vengono cresciuti e poi, come vedi, venivano anche dati in sposa con una dote, anche da parte dell'ospedale, come vedi, anche a famiglie nobili. Quindi vedi, il rettore prima le accoglie e le prende dalla ruota e dopo è colui che consacra questo matrimonio fra questo un signore, sicuramente, ora non sarà un nobile, ma sicuramente un borghese di alto livello, guarda i drappi, il vestiario, certo. E la ragazza. Quindi Siena è una città che accoglie. Esatto, Siena ha questa caratteristica, l'accoglienza. Adesso qui stiamo andando dove questa sera ci sarà lo show, sì. Con Lodola, che presenterò io, con Andy. Guarda, cioè, dovunque ti volti, cioè guarda, da là c'è la famosa scala. Sì, esatto. Del Duomo? Quella all'epoca, si parla degli anni 70, era il pronto soccorso. E quindi, e questo è di nuovo. Ecco, allora. Quindi, come si può vedere, ecco, ancora una volta, quando noi parliamo del dialogo fra le opere di Lodola e le strutture, ma anche queste strutture, anche questi quadri neoromantici, per così dire, ci rendiamo conto che Lodola non è mai un passo indietro a nessuno, e questa è la grandezza di questo artista, perché io credo che quasi paradossalmente possiamo dire che le opere di Lodola si valorizzano di più quando si mettono a confronto con altri autori. È vero. In qualche modo acquistano una loro identità, anche una loro unicità, per certi versi. Bene, allora, perché tu non vuoi più fare il sindaco? Ma ora io... No, perché cavolo, quando trovi un sindaco così, cavolo, uno dice... Perché ieri tu hai annunciato che torni a fare l'avvocato. Sì, io, è il mio lavoro, è la mia vita e... Io faccio tutte e due le cose e quindi sono stato. Però hai fatto del bene a Siena, da quello che vedo. Questo lo devono dire gli altri. No, lo dico io, da quello che vedo. Cioè, hai fatto un sindaco che si occupa di arte in una città d'arte. È già. Ma io ti ringrazio, mio piccolo Rouge, però diciamo che le scelte vengono fatte anche sulla base delle scelte personali, e quindi, però guarda... Però, è bello perché cambia discorso, fantastico, mi piace. Torniamo a noi. Ma quanto ci farebbe piacere prendere quel piccolo pulmino e andare a fare il surf insieme ai nostri amici, come un mercoledì da Leoni, per esempio, in quel film straordinario che ci racconta com'erano gli anni 70 in California. E mai come metterlo qui ci dà la possibilità di rendersi conto come l'arte sia circolare, sia una circolarità, un elemento in cui qualunque cosa che abbia valore artistico, e Lodola certamente ce l'ha, anzi sublimato, e nel momento in cui è nel giusto contesto, sublima anche quello che c'era. Grazie, Luigi.
Prego, non c'è di che. 5 euro, grazie. Dialoga con la stella. Qualcosa mi cambia, io non ho problemi. Il pavimento, si poteva cambiare il pavimento. Non ho problemi. Sì, ho visto. Certo che Siena è una città unica. Ma vedi, per esempio, se ci fai caso, questi palazzi, l'ingresso dei palazzi è sulla via Francigena. Se ci fai caso, l'ingresso non è in Piazza del Campo, il portone principale. Questi erano orti, era la parte posteriore dei palazzi. Quando hanno costruito la prima parte, la prima struttura del palazzo comunale, si è ribaltata completamente la visione della piazza. Quello che era il retro e che probabilmente qui davvero ora non è una battuta, ci avranno coltivato carciofi, saranno stati orti probabilmente in un certo momento. È diventata una piazza, che è una piazza non progettata, una piazza costruita in maniera assolutamente casuale. E questa è la sua bellezza, no? Ma stasera la cedi tu il cavallo? Forza, dai. Cioè, dai. L'artista sei tu. Vieni, che vi porto alla torre, via, su, forza. Ecco, vedi come dialoga, vedi come dialoga la stella cometa con la cappella di piazza, no? Ma è un arricchimento reciproco in qualche modo. Bella la stella di Lodola. Sembra fatta apposta. Sì, sembra fatta apposta. Durante la conferenza stampa avevo telefonato a Lodola e ho avuto qualche sospetto perché non sentivo il rumore della macchina, eccetera. Quando è arrivato Andy, da solo, Andy Fumagalli dei Blu Vertigo, ho capito che Lodola non sarebbe venuto. E ho chiesto a Andy perché. Andy, perché Lodola non è venuto? Penso che ci sia del concetto, cioè? A questo punto, che faccia parte dell'opera d'arte in sé, cioè dove la necessità del maestro non è, cioè l'anima del maestro sta in ogni luce, in ogni LED, in ogni lampadina delle sue opere, e quindi questo sopravvale la valenza della presenza fisica. Penso che sia una questione concettuale, però non lo so di preciso. Ma l'avete messa insieme voi due questa scusa? È un mio punto di vista, è un tuo punto assolutamente di vista. Personale. Cosa stai preparando tu? La mia piccola performance di intorno ai 13 minuti con un putpourri di canzoni a me molto care, dedicate al maestro Lodola, perché comunque la sua anima è qui, con le sue opere, lampadina per lampadina. Quindi tu luce pensi per che luce. L'anima di Lodola è distaccata dal corpo, perché il corpo è la che poltrisce Pavia. Per ogni pezzetto di ogni velo di anima si sagoma in ogni lucina delle sue opere. Mi piace immaginarlo così. Allora, siccome hanno chiesto a me di trovare una scusa perché non è venuto, io te la faccio dire a te. Ti ho dato la dritta. No, la dici tu, io non saprei dirla così bene. Soprattutto con quella faccia che c'hai mentre lo dici. Faccia complice. No, scherzo, non sono complice, anch'io sono rimasto abbastanza basito da questo concetto. So sweet, the sound is so weird.
Luigi, ma hai detto che qui c'era un campo, cosa c'era qui? No, qui... Nel 2018? No, qui, qui abbiamo fatto un'operazione duplice. La prima è quella di poter mettere le installazioni, quelle che vedi laggiù, e anche l'idea di dare a questo spazio l'idea di uno spazio museale aperto. Questo è il vero, cioè la mia idea è che qui diventi davvero uno spazio e quando uno entra in questa piazza abbia la sensazione già di stare all'interno di opere d'arte. Beh, con questa qui, sai, è difficile competere, eh? È difficile, è molto difficile, perché poi ha una sua spazialità che veramente si impone da sola. Guarda questo rapporto fra il bianco e il nero così, così intenso della parte alta e invece più ritmato nella parte bassa. Durante la conferenza stampa io ho giocato, intervistando il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, fingendo che fosse Marco Lodola. Abbiamo ripetuto l'esperimento in Piazza del Campo e ho chiesto al sindaco di Siena di interpretare Marco Lodola e di descrivermi le opere e il perché avesse deciso di installarle a Siena e in Piazza del Campo. Sono con Marco Lodola, che è l'artista che, d'accordo col sindaco di Siena, Luigi, ha creato questa installazione. Marco, perché hai fatto questo cavallo alato in una piazza prestigiosa come Piazza del Campo? Ma ho fatto quest'opera perché, come sappiamo, come mi è stato spiegato, questa è la piazza in cui c'è una sacralità davvero notevole, che è appunto il palio. E quindi l'espressione massima del palio è per l'appunto il cavallo. Il cavallo che, come sappiamo tutti noi, è l'animale più amato, più vezzeggiato, più voluto da tutta la popolazione senese. Questo, e quindi mi pareva opportuno mettere questo cavallo alato, questo Pegaso, qui in Piazza del Campo, a raffigurare i tanti cavalli che hanno, in una lunga teoria, hanno fatto il palio e hanno onorato questa grande e bellissima città. E devo anche dire che il palio lo vince per l'appunto il cavallo, che è il rappresentante delle contrade, una volta viene assegnato a sorte, così mi dicono, per quanto riguarda appunto il cavallo. E quindi è un animale molto amato, molto rispettato e tenuto sempre in grandissima considerazione. Quindi siamo, il senese è molto rispettoso della vita degli animali e dei cavalli. Ma difatti io sono venuto una volta al palio e ho assistito anche il giorno prima, alla mattina viene portato in chiesa, viene benedetto. Cioè... Certo, c'è un legame fortissimo fra la sacralità, come io ho detto, mi è stato spiegato molto bene, devo dire, fra la sacralità della festa del palio e per l'appunto il legame con il cavallo. Il cavallo entra nella chiesa di contrada e viene benedetto dal rettore della propria contrada, dal correttore, che è ovviamente una figura religiosa. Bello, Marco Lodola, che tu abbia dedicato al cavallo, ed è un cavallo alato che vola e non ha fantino, perché difatti a Siena molte volte hanno vinto i cavalli scossi. Vince il cavallo che rappresenta per l'appunto nella sua immagine identitaria tutta la contrada. Ecco, poi è molto bella anche quella stella che hai messo là, vedi, quella stella. Devo dire che c'è proprio un dialogo netto che ho voluto fortemente fra la stella cometa e anche la cappella, che è una cappella importante, come si vede, quattrocentesca, perché rappresenta il ringraziamento per la fine della peste. E quindi questa stella cometa vuole essere anche un auspicio di un ritorno completo alla normalità. Allora Marco, tu che conosci bene il sindaco Luigi, gli hai chiesto come ha fatto a essere sindaco di una città che parte già divisa, perché essendo divisa in contrade già non è una città unita. Ma sai, io so che lui ha vinto nel 2018, ma io penso che soltanto chi ha quest'idea, questa immagine anche un po' folle, diciamo,
del proprio servizio alla comunità possa in qualche modo arrivare ad essere eletto. E quindi devo dirti che francamente questo sindaco non mi è parso nemmeno poi tanto bravo, ecco, insomma, no, mi è sembrato insomma personaggio un po' di secondo piano, ma non lo so, evidentemente insomma, avrà avuto fortuna, dai, su, ora, lo ringrazio per avermi fatto fare questa mostra, ma insomma sarà stato fortunato, dai, esatto. Capita. Quindi ha fatto bene a dire che non si vuole più candidare? Ma non lo so, sai, ha visto, poi le dinamiche delle persone sono tante, diverse l'una dall'altra, non lo so. Però insomma mi sembra un uomo abbastanza modesto. Ok, Marco, ti ringrazio. Hai deciso Marco di regalare questo cavallo a Siena? Sì, ho deciso di donarlo alla città di Siena perché Siena se lo merita. Come vedi, poi io anche queste figure in qualche modo rappresentano anche il rapporto fra i cittadini senesi e il cavallo, no? Cioè, sono in qualche modo spalmati, per così dire, sull'opera, proprio a simboleggiare anche il fatto che c'è un contatto diretto fra la cittadinanza senese e il cavallo. In qualche modo si specchiano nel cavallo i senesi. Questo ti ringrazio, Marco, che sei venuto qui e che hai fatto quest'opera anche in collaborazione con Mirabile, sì, con il comune di Siena, col sindaco, sì, Luigi. Il sindaco, se continua a cercarmi, alla fine gli ho anche due schiaffi, guarda, vado via perché non deve smettere di chiamarmi, va bene, basta. Marco Lodola non è venuto all'inaugurazione della sua mostra qui a Siena. Allora io nella conferenza stampa ho intervistato il sindaco di Siena come se fosse Marco Lodola. Lui l'ha saputo perché io, anche se non gli volevo mandare messaggi, qualcuno gli ha mandato dei video, e allora adesso lui vuole chiamare e interpretare il sindaco di Siena che parla con Marco Lodola, che sarebbe il sindaco di Siena. Pronto? Pronto, sindaco? Eccomi caro Red, come va? Che dispiacere non essere potuto intervenire. Guarda, ho qui Marco Lodola, se lo vuoi salutare. Assolutamente sì. Sì, senta sindaco, che lei proprio non vale un cavolo, voglio dire, va bene? Che già vero. Faccia l'artista e non si preoccupi di quello che devo fare. No, guardi, ascolti, che già vedo che qui non ha fatto niente tutti questi anni. Guardi, glielo dico io che ho studiato a Firenze e anche a Bologna, vero? E a Milano. Allora, guardi, mi riprometto di venirla a trovare nel suo studio, capito? In quel di Pavia, okay. E poi non si permetta, che io sono un grande artista, capito? Che ora ho messo anche il Pegaso in Piazza del Campo, vero? Quindi stia molto attento, perché se mi candido io a Siena poi viene fuori un putiferio. Attenzione, proprio perché mi è simpatico le farò avere anche la cittadinanza onoraria a questo punto. No, ma poi sa sindaco cosa ha detto Marco Lodola? Che regala il Pegaso alla città di Siena. Sì, ha capito, nonostante che mi abbia fatto arrabbiare, vero? Io in regalo il mio Pegaso alla città di Siena, capito? Ma io non so se l'accetto, ecco, facciamo così. E non lo so, ora vediamo, perché lei non mi piace molto poco, glielo devo dire. Va bene. Bene. Un grande abbraccio, dai, davvero. Maestro, è sempre un piacere. Anche per me, guarda che ti aspetto davvero. Vengo a piedi, scalzo. Vabbè, certo. Vabbè, certo, finché vengo nel tuo studio va tutto bene, brutto stronzo. Stavolta c'è cascata sia tu che Morena. Cioè, qui c'è stoffa. Sì, sì, ci siamo caduti tutti stavolta. Anche David Overy. Io però ho già imparato. Sì, però Morena ha detto: ma sei sicuro? Difatti, Morena, quando oggi abbiamo fatto la telefonata, che tu hai detto sono in macchina. A parte il fatto che dico, ma in macchina non sento rumore, ma Morena ha notato che era le 12.40 e tu alle 12.40 sei a tavola, non sei in macchina. Quell'immagine lì l'ho estrapolata da un video che c'era al TG5 che faceva vedere le strade italiane, l'ho tagliata un po', capito? Va bene, ciao stronzo, ciao. Thank you.
Wow.